amici di Onda Libera TV, siamo a Senigallia, in questo splendido scenario dell'Hotel Cristallo, vicino alla famosa rotonda sul mare di Senigallia. Siamo in compagnia di Anna Fata, psicologa e operatrice olistica, già conosciuta dal nostro pubblico per una precedente conversazione che abbiamo avuto poco tempo fa in occasione della pubblicazione del suo ultimo libro, Vivere e lavorare meglio. Ecco, iniziamo con questa conversazione, una rubrica che durante la quale, insomma, una serie di conversazioni con Anna Fata per esaminare, possiamo dire, analizzare il benessere psicofisico di noi tutti. Iniziamo questa serie di conversazioni soffermandoci sull'aspetto fisico, diciamo, sul benessere fisico. E Anna Fata ha scritto un libro intitolato Il cibo come fonte di essere e benessere. Quindi si evince che il cibo è importantissimo per il benessere della persona. Perché è così importante? Sicuramente perché rappresenta la nostra materia, il nostro fondamento, il radicamento nel corpo e attraverso il corpo e tramite il corpo. Ma in realtà il cibo non è soltanto materia, il cibo è anche emozione, il cibo è anche tradizione, convivialità e condivisione, è spiritualità. Il cibo, pensate quante volte mangiamo nell'arco di una giornata, quante volte pensiamo al cibo, quante volte passeggiando guardiamo le vetrine della pasticceria, quante volte programmiamo per esempio quello che mangeremo a pranzo piuttosto che a cena. C'è poco da fare, il cibo è una parte fondamentale sotto tutti i punti di vista della nostra esistenza quotidiana. Ecco, noi siamo famosi per la cura che mettiamo nel cibo, tant'è vero che gli inglesi scherzano sugli italiani dicendo che è l'unico popolo che parla di mangiare mentre mangia. Però penso che il tuo discorso non sia legato a un aspetto quantitativo del cibo, bensì qualitativo. E quindi ci puoi spiegare, insomma, come dovrebbe essere una dieta equilibrata che ci faccia star bene con noi stessi? Senza dubbio noi siamo famosi in tutto il mondo per quella che è la dieta mediterranea, però la dieta mediterranea, come spesso viene veicolato attualmente, ha delle distorsioni. La vera e propria dieta mediterranea è quella che si basa sui cereali integrali, quindi non soltanto il grano integrale, ma anche il farro, ma anche il mais, ma anche l'avena, ad esempio, e poi tutti i cereali minori, che so, l'amaranto, per esempio, la quinoa, cioè c'è tutta una serie di principi nutritivi che in qualche modo devono essere riscoperti. La piramide alimentare sicuramente ha il suo fondamento in quelli che sono non soltanto i cereali, ma la verdura, la frutta. E poi, perché no, anche i legumi, fonte ottima di proteine, la frutta secca, fonti sia di proteine sia di grassi che sono sostanzialmente benefici per il cuore. Ecco, la carne, una volta ogni tanto anche la carne, perché no, il pesce. Attenzione però fare in modo che tutta l'alimentazione sia sicuramente sana, qualitativamente adeguata, se possibile meglio biologica, però che sia piacevole, che sia un momento non di sacrificio, non di restrizione, ma un qualcosa di cui gioire, di cui veramente sentire dentro, sia nell'animo, sia nel corpo, sia nello spirito, qualcosa che in qualche modo si espande, qualcosa che dà gusto sotto tutti i punti di vista. Quindi già la scelta del cibo, cioè scegliere il cibo giusto, vuol dire aver fatto il primo passo verso un benessere interiore, perché la scelta del cibo, mi sembra di capire, non deve essere una cosa frettolosa, quindi non tutti i cibi vanno bene per il momento in cui siamo, ma bisogna mettere molta cura su questo punto di vista, da questo punto di vista qui mi sembra di...
che il succo del discorso sia questo. Esatto, allora la scelta è un fattore multidimensionale, è qualcosa di molto complesso. Allora dobbiamo prima di tutto conoscere il cibo, quindi i principi nutritivi e le corrette associazioni alimentari, ma questo non basta, perché se si facesse soltanto così, cioè se si facesse come dicono gli esperti, ma non si ascoltasse, non si rispettasse, punto numero uno, il nostro corpo, le nostre esigenze, punto numero due, la stagionalità, punto numero tre, il clima in cui si vive, punto numero quattro, il tipo di stile di vita che conduciamo, il sesso, è diverso essere uomo o essere donna, le preferenze alimentari e le esigenze alimentari sono differenti, quindi è importante poter essere molto presenti di fronte a se stessi, saper ascoltare se stessi e la natura, quindi quello che propone in quel momento, e saper scegliere di conseguenza momento per momento, evitando qualsiasi schema, qualsiasi stereotipo, qualsiasi luogo comune. Ecco, essere nel momento. Bene, concludiamo questa prima conversazione appunto ricordando il libro Il cibo come fonte di essere e benessere di Anna Fata. Amici di Onda Libera, l'appuntamento è la prossima settimana per un approfondimento, per continuare questa camminata alla ricerca del sé.